innocente, lei è innocente per quanto toride o arda, forse le cose che abbinate col suo volto, col suo modo di porsi, per darsi non c'era niente di mondo, che ci trovava il peccato dentro, doveva essere un perverso, lui in testa sua, non era una innocenza sua, e questo la rendeva felice guardarla, ammirarla e sognarla. Io però non ho lavorato con lei su Set Art, era prima ancora che cominciasse la carriera, è stato proprio, credo, proprio il momento in cui ha preso questa decisione, perché l'avevo chiamata per un covino, bravo Miranda, e lei si è presentata, mi ha colpito enormemente e mi sono quasi dispiaciuto di aver già scelto Serena Grandi per fare l'uomo, tutte le carte in regola, e per cui le offrì una parte secondaria, lei la servetta della trattoria della locanda e non quello della protagonista, del titolo, e lei Moana con un sorriso, un grande suavità, serenità, ha detto no grazie, o la protagonista o niente, e da quel momento in poi dopo si è affermata come protagonista sui sette corpi, prima non aveva cosa fatti. E poi dopo l'ho rivista e la discutanza, non però sempre per lavoro, anche per incontri, dibattiti e poi circostanze d'arte. È un personaggio che piaceva vedere, tentare, perché gli dava questa. Cioè, aveva, lo dicevo prima, Sainz ha colto proprio questo sorriso sornione, che gli ha letto sempre più il volto, che io definisco il sorriso della Mona Lisa, nel mio. Una persona intanto che è sessualmente soddisfatta, diciamo, e che poi ti comunica un sentimento di serenità, non di angoscia, la psicanalisi, una serenità con cui soddisfare tutti i fantasmi, tutte le ossessioni della fantasia. Insomma, era il modo suo di rispondere e corrispondere agli sguardi sognanti e concupiscenti di chi la guardava. Ma di Sainz proprio ha colto un po', si sentiva preparati, quindi sono ritratti, quindi non è l'attività che lui svolgeva con me, che era sul set. Ma là così, devo dire una cosa sul set, cioè questa cosa, il grande fotografo, quello che mette in scena non solo la vita tecnica, ma anche il sentimento suo, come detto, pittorico, molto forte, sente il calore della luce sulla mano, sul volto, non deve andare là a controllare con l'esposimetro, e dal calore della luce salta fuori, appunto, quello è veramente il mezzo che veicola l'emozione del colore. Questa è la prova del 9, devo dire le foto che sai, faccio i miei film, vorrei che fossero firmate Brassai, sono attaccato, insomma, da una parte di lui sono metricine delle colle, lui immediatamente ne coglie il significante più